trovato una società importante, ma quello già lo sapevo, appassionati, più che presidenti, loro sono, vivono Altamura come la propria creatura, e quindi diciamo è chiaro che io già sapevo dove con chi andavo a parlare, con persone che ovviamente hanno una credibilità importante. Luigi Pezzella ha le idee chiare da giovane allenatore scelto dalla team Altamura dopo l'esperienza a Nola, che conserva ancora lo spirito grintoso da difensore, capace di ottenere sul campo ben 7 promozioni, di cui 3 in Serie B con Juve Stabia, Avellino e Salernitana, mentre il DS Massimo Martelli sonda il mercato a caccia di rinforzi provenienti in particolare dai gruppi HI. L'allenatore insiste su un concetto: io cerco determinati caratteristiche dei giocatori, ma ho detto alla società che io non guardo molto i nomi, ho fatto il calciatore per tanti anni, faccio l'allenatore, questo è il terzo anno che alleno, e ho bisogno di giocatori che hanno la mia stessa determinazione, la mia voglia di arrivare, il mio coraggio, perché alla squadra voglio trasmettere coraggio, deve essere una squadra che ha intensità. L'Altamura lo ha scelto per ripartire dopo l'esperienza con Alessandro Monticciolo, conclusa al 9° posto con 47 punti, ma profondamente condizionata da una serie di contagi da Covid-19 che ha stoppato il cammino della squadra in una fase cruciale del torneo. Pezzella volta pagina con ambizione, ma senza dimenticare la priorità. Io dico sempre che in questo campionato qua il primo obiettivo è la salvezza, perché non è detto che tu fai una squadra importante e vinci. Però anche quest'anno ho visto tante società in difficoltà, anche quelle là, diciamo, tra virgolette, corazzate, quindi è un campionato così difficile dove il primo obiettivo è salvarti, poi dopo, una volta raggiunta la salvezza, possiamo pensare a qualcosa di diverso. Da allenatore questa sarà la sua seconda esperienza alla guida di una squadra, la prima sulla panchina del Nola è terminata in anticipo con le dimissioni. Non vede l'ora, Pezzella, di confrontarsi con un girone H che fa rima con competitività. Il Pugliese è un girone diverso dagli altri, ma non è una frase fatta, è un girone di un agonismo diverso, delle piazze importanti, delle società prestigiose che ci sono in Puglia. Io quest'anno ho iniziato in girone G e le posso assicurare che è un altro tipo di campionato, dove c'è poca intensità, c'è poco agonismo, perché è un calcio completamente diverso. Quindi noi qua andiamo ad affrontare tutte squadre importanti, con giocatori importanti, con società blasonate che hanno budget importanti.